Buon pomeriggio dalla pista del tamburo di Montisciano, da Francesco Zanibelli. Siamo qua in attesa, appunto, sono già in pista cavalli a prima batteria. Ricordiamo che la parte tecnica è a cura di Giulio Crocini. Saranno 6 le corse in programma quest'oggi. Oggi è l'ultimo appuntamento alla pista del tamburo, poi ce ne sarà un altro alla pista di Mosciano, dopodiché l'addestramento dei cavalli per l'albo 2022 sarà ufficialmente terminato. È già entrato intanto con il numero 1 Bombolone, cavallo della scuderia di Mario Sabelli, montato da Rocco Betti, iscritto all'albo del 2021. Numero 2 Zentiles con Antonio Mula, cavallo iscritto all'albo nel 2021. Segue Astorius con Michel Puzzo, cavallo anche lui iscritto all'albo nel 2021. Numero 4 Antinedei, anche lui è già entrato con Mattia Chiavassa, iscritto all'albo nel 2020 e nel 2021. Segue Zurigo con Alessio Bincoletto. Attenzione, c'è una forzatura, una caduta da parte di Rocco Betti da Bombolone. È stata una forzatura da parte del cavallo grigio della scuderia di Mario Sabelli, fortunatamente non è successo nulla, il fantino si è subito rialzato, come vedete. Un abbassamento precauzionale del canapè. Dicevamo, vi stavamo presentando i cavalli di questa prima batteria. Abbiamo il numero 5 Zurigo, cavallo iscritto all'albo nel 2021, poi abbiamo il numero 6 Benito, soggetto della scuderia di Adrian Topalli, iscritto all'albo nel 2021, sarà montato da Alessio Giannetti, e di rincorsa il numero 7 Schietta, cavalla esperta della scuderia di Giosuè Carboni, sarà montata a Federico Fabbri. Tre pari corsi, 11 anni per Schietta. I cavalli si stanno riportando verso la zona della partenza. Andiamo a passare sotto di noi Antonio Mula con Zentiles e Mattia Chiavassa con Antinedei. Vediamo Rocco Betti, che non ha avuto conseguenze da questa caduta. Il cavallo Bombolone intanto è stato ripreso. Vediamo, i cavalli si stanno riportando lentamente verso la zona della mossa. C'è stata questa forzatura, come vi abbiamo detto, di Bombolone, il grigio, 5 anni per questo soggetto. Fortunatamente è successo, non ci sono conseguenze sia per il cavallo che per il fantino, e vedete proprio che è rimontato in questo momento a cavallo Rocco Betti, ed ecco che anche lui si riporta nella zona di partenza insieme agli altri. Tutti i cavalli questi, a parte Schietta, che non hanno mai corso il palio. Schietta è una cavalla che è andata molto vicina alla vittoria nell'ultimo palio corso, quello dell'agosto del 2019, con il grande Andrea Mari, detto Brio nel Bruco, palio rocambolesco con un arrivo veramente molto emozionante, che vide poi la vittoria dello scosso Remorex per i colori della Silva. Intanto i cavalli stanno già facendo tondino, si procede dunque al secondo tentativo di allineamento. Il primo cavallo ad entrare sarà Bombolone. Vediamo anche tutti i cavalli stanno dunque facendo tondino e si attende dunque l'ingresso del numero 1 Bombolone con Rocco Betti, che entra in questo istante. Dovrebbe entrare poi Zentiles con Antonio Mula, segue Astorius con Michel Puzzo,
entra anche Antinedei con Mattia Chiavassa, segue Zurigo con Alessio Bincoletto, entra in questo istante Benito con Alessio Giannetti, di rincorsa c'è l'esperta Schietta, 11 anni, ricordiamo la cavalla della scuderia di Carburo, che tra l'altro oggi è presente qua alla pista del tamburo, ci fa molto piacere rivederlo. Ed ecco, entra, attenzione, la mossa è valida, va in testa Astoriux, seguito da Antinedei, poi Zurigo, vediamo Michel Puzzu a San Martino che entra molto bene, gira in testa, segue Antinedei, poi arriva molto forte Zentiles con Antonio Mula che guadagna la terza posizione, ancora in testa Astoriux con Michel Puzzu, segue Antinedei con Mattia Chiavassa, terzo posto dall'esterno per Zentiles con Antonio Mula, attenzione, c'è una caduta da parte di Federico Fabbi da Schietta che si è subito rialzato, intanto però ha guadagnato la testa, attenzione la caduta anche di Mattia Chiavassa, da Antinedei guadagna la testa Zentiles con un Antonio Mula che sembra allungare, non avere problemi, ci sono due cavalli scossi in questo momento, vediamo Zentiles che, attenzione, c'è intanto il cavallo è girato, però adesso è ripartito, vediamo sempre Zentiles in testa, segue Zurigo, poi abbiamo Astoriux, attenzione va un cedimento anche del cavallo di Antonio Mula che però si mantiene in testa, vediamo la corsa è stata interrotta, comunque Zentiles si mantiene in testa seguito da Zurigo e Astoriux, vediamo Zentiles con Antonio Mula che va a vincere questa prima corsa, seguito da Zurigo al secondo posto, terzo posto per Astoriux con Michel Puzzu. Dunque una corsa molto rocambolesca, ci sono state ben due cadute, c'è stata la bella partenza da parte di Astoriux con Michel Puzzu e poi ha guadagnato la testa Zentiles che l'ha mantenuta fino in fondo a questa corsa e dunque c'è stata anche da segnalare la caduta nei retrovie di Federico Fabbi e poi alla curva di San Martino di Mattia Chiavassa da Antinedei, fortunatamente nessuna conseguenza, quindi va in archivio questa prima corsa con la vittoria di Antonio Mula con Zentiles. E si conclude dunque questa prima corsa, ci risentiamo per la seconda. Seconda corsa qua alla pista del tamburo di Montisciano, 7 cavalli impegnati, abbiamo con il numero 1 Antelios con Andrea Chessa, numero 2 Zio Frac con Enrico Bruschelli, il numero 3 Dioniso da Clodia sarà interpretato da Niccolò Francesconi, numero 4 Bombolina Massimo Columbu, numero 5 Banzai Salvatore Nieddu, con il numero 6 Bolpino Antonio Mula, di rincorsa con il numero 7 Violenta da Clodia con Sebastiano Murtas. Trato Antelios, cavallo iscritto all'albo nel 2020 e nel 2021, segue Zio Frac, cavallo con una prova di addestramento mattutina proprio attivo, è entrato Dioniso da Clodia con Niccolò Francesconi, cavallo iscritto all'albo 2021, abbiamo già visto anche alle corse a Monteroni d'Arbia, è entrato anche Bombolina Massimo Columbu, cavallo iscritto all'albo lo scorso anno, segue Banzai, cavallo nuovo, arrivato quest'anno a Siena, abbiamo poi Volpino, cavallo da scuderia di Dario Colagé con una tratta e 3 prove di notte al proprio attivo, di rincorsa il numero 7 l'esperta Violenta da Clodia, 9 anni per questa abbaia da scuderia di Massimo Milani, 3 pari corsi e nessuna vittoria, vediamo cavalli abbastanza tranquilli, un po' di movimento da parte del numero 3 Dioniso da Clodia, si rimette a posto, gli altri sono abbastanza fermi, vediamo, si porta nella parte alta Dioniso da Clodia con
Niccolò Francesconi che si gira, gli altri sono abbastanza fermi, non ci dovrebbe essere modo di partire abbastanza velocemente, sempre un po' di movimento a parte di Dioniso da Clodia. Girato in questo momento, il cavallo da scuderia Scompiglio. Si avvicina intanto violenta da Clodia, quest'anno ha corso anche il Palio di Buti con Gavino Sanna. Ancora un po' di movimento da parte di Dioniso da Clodia che è in questo momento girato, gli altri sono veramente molto fermi. Dovrebbe essere al terzo posto Dioniso da Clodia tra Zio Frac e Bombolina. Vediamo che Colo Francesconi prova ad inserirsi ma il cavallo rimane, tende un po' a girarsi. Sempre molto fermi gli altri 5 cavalli, attenzione, la mossa è valida, va in testa Zio Frac ma viene molto bene Banzai con Salvatore Nieddu, attenzione c'è un po' di movimento tra i due fantini, però vediamo che entra in testa Zio Frac ed entra, si inserisce molto bene anche Bolpino con Antonio Mula che guadagna la seconda posizione, vediamo in testa Zio Frac con Enrico Bruschelli seguito da Bolpino con Antonio Mula, terzo posto, prova ad inserirsi in traiettoria interna Banzai con Salvatore Nieddu che si mantiene in terza posizione, poi abbiamo violenta da Clodia e gli altri, ancora Zio Frac che si mantiene in testa ma Volpino prova ad avvicinarsi seguito da Banzai e da violenta da Clodia e poi abbiamo Antelios, ancora Zio Frac ma si avvicina molto bene anche Volpino che prende la testa mentre Enrico Bruschelli ha ripreso in mano il suo Zio Frac, quindi Volpino prende la prima posizione seguito da Banzai con Salvatore Nieddu e poi arriva molto bene anche Antelios con Andrea Chessa, ancora Volpino che sembra in controllo però attenzione si avvicina molto forte Salvatore Nieddu con Banzai, deve sollecitare ancora il suo Volpino Antonio Mula e va a vincere dunque Antonio Mula con Volpino seguito da seconda posizione Salvatore Nieddu con Banzai, terzo posto per Antelios con Andrea Chessa. Abbiamo visto dunque una bella partenza da parte di Banzai e poi di Zio Frac che ha guadagnato la testa al primo San Martino, c'è stata all'inizio un po' una lotta tra questi due cavalli per la prima posizione e poi però c'è stato in seguito la corsa ha avuto uno sviluppo in cui poi è stato Volpino che ha preso la testa mantenendola fino in fondo e ha conquistato poi la vittoria, seconda vittoria di giornata per Antonio Mula dopo la prima vittoria nella prima corsa con Zentiles che ricordiamo è stata interrotta. I cavalli stanno dunque rientrando, va in archivio dunque questa seconda corsa, i cavalli si stanno riportando tutti all'uscita e dunque si conclude questa seconda corsa, ci risentiamo per la terza. Terza corsa qua la pista del tamburo di Monticiano, 7 cavalli impegnati, abbiamo nel numero 1 Zuccarello con Federico Fabbri che entra in questo momento, cavallo iscritto all'albo nel 2021, quest'anno già vincitore alle corse di primavera a Fucecchio, è entrato anche a Bassantesa con Alessio Giannetti, cavalla nuova che è anche lei vittoriosa a Fucecchio in occasione delle corse di primavera, è entrata anche Balzana con Antonio Mula.
una presenza alle prove di notte per questa cavalla, figlia di Fedora Saura, lo ricordiamo. Numero 4 abbiamo Volcan de Bonorba, che entra in questo momento, una prova di notte per questo soggetto montato da S. Vincoletto, entrata anche Ardabli con Michel Puzzu, cavallo iscritto all'albo nel 2020 e nel 2021. Segue Rote Gaju, cavallo molto esperto con 9 prove di addestramento mattutine nel proprio attivo con Rocco Betti. Di rincorsa abbiamo il grande Remorex, cavallo vincitore di 2 pari su 3 corsi, 12 anni. Attenzione, c'è una forzatura intanto da parte di Zuccarello, scusate, tutto da rifare. Secondo tentativo di allineamento per questa terza corsa, la pista del tambore di Monticiano, sono già entrati con il numero 1 Zuccarello con Federico Fabbri, Abbassantesa con il numero 2 con Alessio Giannetti, il numero 3 Balzana con Antonio Mula, segue Volcan de Bonorba con Alessio Bincoletto, entrato in questo momento Ardabli con Michel Puzzu e anche Rote Gaju il numero 6 con Rocco Betti. Di rincorsa abbiamo il grande Remorex, stavamo dicendo vincitore di 2 pari su 3 corsi, lo straordinario del 2018 del 20 di ottobre nella Tartuca, scosso con Andrea Cogheretto Tempesta, e poi il palio ultimo corso dell'agosto del 2019 nella Selva, scosso con il fantino, in quell'occasione era Giovanni Azzeni detto Tittia, il cavallo probabilmente che tutti i contradaioli sognerebbero di avere nella stalla. Attenzione, intanto è entrato ma la mossa viene invalidata, era rimasta al canape Zuccarello e anche Ardabli con Michel Puzzu, tutto da rifare. Siamo al terzo tentativo di allineamento per questa terza corsa a pista del tamburo, sono già entrati Zuccarello, Abbassantesa, Balzana, Volcan de Bonorba, Ardabli e Rote Gaju. In corsa abbiamo Remorex o Massimo Colombo detto Veleno II. I cavalli sono abbastanza fermi, vediamo, ci sono state già 2 partenze false, lo ricordiamo, con il movimento a parte bassa da parte di Abbassantesa che è uscita dall'allineamento, il resto dei cavalli sono abbastanza fermi, anzi vediamo Abbassantesa che si rimette a posto accanto a Zuccarello con Federico Fabbri, ancora girata Abbassantesa, vediamo Alessio Giannetti che prova a rimettersi dritto. Resto dei cavalli molto tranquilli, lo ripetiamo. Ed ecco, la mossa è valida, va in testa Abbassantesa, seguita da Balzana, poi abbiamo Michel Puzzu con Ardabli, ed ecco in testa Balzana, la curva di San Martino, ancora Antonio Mula con la figlia di Fedora Saura, Balzana che prende il comando delle operazioni, segue Abbassantesa con Alessio Giannetti e poi abbiamo Ardabli con Michel Puzzu, ancora Antonio Mula, attenzione, un leggero cedimento della cavalla che però riesce a mantenere a cavalla Antonio Mula e prende la testa Abbassantesa con Alessio Giannetti, seguita da Balzana con Antonio Mula, ancora Ardabli in terza posizione, arriva dalla quarta posizione anche Zuccarello con Federico Fabbri, ancora Abbassantesa con Alessio Giannetti, seguito da Antonio Mula con Balzana, arriva forte adesso anche Ardabli con Michel Puzzu che prova un attacco a Antonio Mula, vediamo ancora Abbassantesa con Alessio Giannetti, perde terreno intanto Balzana e con Antonio Mula, ancora Abbassantesa in testa seguita da Ardabli, ma arriva forte anche Zuccarello con Federico Fabbri, ma è Abbassantesa a vincere con Alessio Giannetti seguito da Zuccarello con Federico Fabbri, al terzo posto Volcan de Bonorba con Alessio Bincoletto. Abbiamo visto dunque una bella partenza da parte di Abbassantesa con Alessio Giannetti, anche di Balzana con Antonio Mula che ha preso la testa, c'è stato poi all'altezza della mossa un leggero cedimento da parte
della cavalla grigia figlia di Fedora Saura, e ne ha approfittato proprio a bassa intesa, che poi è andata a vincere questa corsa con Alessio Giannetti. Dunque si conclude questa terza corsa, ricordiamo, vittoria per Abba Santesa con Alessio Giannetti, secondo posto per Zuccarello con Federico Fabbri, terzo posto per Volcan De Bonolva con Alessio Vincoletto. Vediamo, i cavalli stanno rientrando verso l'uscita della pista. E si conclude anche dunque questa terza corsa, appuntamento alla quarta. Quarta corsa qua alla pista del Tamburo di Montisciano, sette anche in questa corsa i cavalli impegnati. Abbiamo con il numero 1 Araton Baio, che sarà montato da Salvo Vicino, numero 2 Vancook con Elias Mannucci, il numero 3 Zilla sarà interpretata da Federico Guglielmi, con il numero 4 Tornada Alessandro Cerzosimo, segue al numero 5 abbiamo Viso d'Angelo con Stefano Piras, con il numero 6 Tornasol Enrico Bruschelli, e di rincorsa con il numero 7 Varina con Gabriele Lai. È entrato Araton Baio, cavallo a scuderia di Massimo Milani, che abbiamo visto anche al Palio di Fucecchio per i colori di Torre con Alessio Micheli, iscritto all'albo nel 2021. Araton Baio, è entrato anche Vancook, cavallo con all'attivo 2 presenza di prove di addestramento mattutine. È entrata anche Zilla, cavalla iscritta all'albo nel 2019 e nel 2021. È entrata anche Tornata con Alessandro Cerzosimo, un palio corso nel Drago nell'agosto del 2019 con Federico Arri. È entrato anche Viso d'Angelo con Stefano Piras, cavallo della scuderia Giovanni Azzeni, una prova di addestramento mattutina all'attivo per questo soggetto. Abbiamo poi Tornasol, cavallo della scuderia di Luigi Bruschelli detto Trecciolino, un palio non corso in realtà per questo Baio Scuro della Tartuca. E abbiamo poi di rincorsa Varina, cavalla con all'attivo 2 prove di addestramento mattutine. Andiamo cavalli abbastanza fermi, si gira Zilla con Federico Guglielmi, si rimette a posto. Ancora un po' di movimento nella parte alta, molto fermi in basso sia Araton Baio che Vancook. Vancook sarebbe stato, la sua monta sarebbe stata Federico Fabbri, c'è stato un cambiamento ed è il cavallo della scuderia di Carburo, è interpretato da Elias Mannucci. Andiamo alla rincorsa del giovane Gabriele Lai, giovane ragazzo della scuderia di Massimo Milani. È uscito dall'allineamento, è uscita Tornada con Alessandro Cerzosimo. No, ancora un po' di movimento a parte di Tornada, gli altri sono abbastanza fermi. Giro movimento a parte di Zilla, attenzione, la mossa è valida, va in testa proprio Vancook con Elias Mannucci, ma è Tornata con Alessandro Cerzosimo a prendere la prima posizione, segue proprio Vancook con Elias Mannucci, terzo posto per Zilla con Federico Guglielmi, ancora Tornata che si mantiene in testa, arriva forte anche Vancook in seconda posizione con Elias Mannucci, segue Zilla con Federico Guglielmi, poi abbiamo
torna solo Enrico Bruscagli, attenzione, la caduta a parte Alessandro Cerzosimo, attenzione, cade anche Elias Mannucci, vediamo in testa in questo momento, abbiamo Federico Guglielmi con Zilla, ma la corsa viene interrotta per la doppia caduta, qua la mossa, c'è stata la doppia caduta, ci auguriamo che non ci siano conseguenze per i due fantini coinvolti, abbiamo visto Elias Mannucci si è subito rialzato, così come l'altro fantino coinvolto Alessandro Cerzosimo stava conducendo questa corsa, purtroppo c'è stata questa caduta nello stesso punto in cui nella corsa precedente c'è stato il cedimento da parte di Antonio Mula con Balzana, probabilmente c'è qualcosa nella pista, sono state molte cadute quest'oggi, tanti cavalli che hanno perso aderenza, e vediamo che dunque la corsa è stata interrotta, ci sono i due scossi Vankook e Tornada che stanno galoppando, si sta cercando di riprenderli. Vediamo anche Alessandro Cerzosimo davanti a noi, quindi anche per lui sono una conseguenza. Non sappiamo se la corsa verrà ripetuta. Vediamo ancora Vankook e Tornada che stanno continuando a galoppare. È stata la doppia caduta qua nella zona della mossa. Vediamo Vankook seguito da Tornada. Per adesso sembra non abbiano intenzione di fermarsi i due cavalli. Vankook adesso ha un po' rallentato, Tornada è stata ripresa in questo momento. Di San Martino. Ecco intanto Vankook che sta continuando a galoppare. Ancora Vankook, vediamo se si riuscirà a riprenderlo. Adesso forse, ecco, in questo momento Vankook viene ripreso. Non sappiamo se la corsa verrà ripetuta. Ricordiamo ancora una volta cosa fondamentale, che i due fantini coinvolti sembrano non aver riportato conseguenze serie, lo stesso i cavalli avete visto stavano galoppando tranquillamente e non sappiamo se la corsa verrà ripetuta, i due scossi sono stati ripresi e ci aggiorniamo più tardi, faremo sapere appunto se questa quarta corsa verrà disputata. Allora, sono in pista cavalli della quinta corsa, rispetto a quanto avevamo detto in precedenza la quarta corsa non verrà ripetuta, quindi abbiamo in questa corsa Brian De Marchesana con Giovanni Puddu, cavallo iscritto all'albo nel 2021, è entrato anche Tristezza, cavallo con 5 tratte e 7 prove di notte al suo attivo, entra anche Baby Doll con il numero 3 con Massimo Columbu, cavallo iscritto all'albo nel 2021, è entrato anche Aberumia con Mattia Chiavassa, numero 5, e non vediamo Vino Santo con non vediamo Quanto Vali con Federico Arri, Vino Santo è di rincorsa, quindi si corre in 6 di rincorsa, c'è Vino Santo appunto con Niccolò Francesconi, cavallo con 4 prove di addestramento mattutine, cavalli abbastanza tranquilli, vediamo, c'è, siamo un po' Baby Doll con il numero 3,
assente anche si corre in 5, scusate, dobbiamo ancora rettificare, ma non c'è neanche Benitos con Antonio Mula. Quindi abbiamo Brian De Marchesana con Giovanni Puddu, Tristezza con Michel Puzzu, Baby Doll con Massimo Columbu, Aberumia con Mattia Chiavassa e di rincorsa Vino Santo con Niccolò Francesconi. Vediamo se avvicina Vino Santo, solo 5 quindi i cavalli partecipanti a questa corsa. Si avvicina Vino Santo, vediamo un po' il movimento da parte alta, da parte di Aberumia. Entra in questo momento Vino Santo, prende la testa Brian De Marchesana con Giovanni Puddu, seguito da Tristezza, Vino Santo e Baby Doll. Ancora Brian De Marchesana con Giovanni Puddu in testa, seguito da Tristezza con Michel Puzzu, più distanziato Vino Santo. I cavalli non vanno all'andatura molto forte, forse anche in virtù delle cadute in precedenza. Vediamo comunque sempre a condurre Brian De Marchesana con Giovanni Puddu, seguito da Tristezza con Michel Puzzu. Ancora in controllo Brian De Marchesana, seguito da Tristezza, più distanziato Vino Santo. Ancora però si avvicina Michel Puzzu con Tristezza e prova a passare. Vediamo ultimo giro con Brian De Marchesana, che conduce ancora questa quinta corsa. Ormai sembra una lotta a due con Michel Puzzu, che prova a passare all'interno, ha allargato un po' Brian De Marchesana. Ancora però Giovanni Puddu con Brian De Marchesana in testa, prova a passare Tristezza, ma la corsa si conclude con la vittoria di Giovanni Puddu con Brian De Marchesana, al secondo posto Michel Puzzu con Tristezza, che prova a avvicinarsi, scusate, la corsa non si è conclusa, dunque andiamo ancora qua, Brian Marchesana che va a vincere questa quinta corsa. Dunque vince Brian De Marchesana con Giovanni Puddu, secondo posto con Michel Puzzu e Tristezza. Dunque una corsa, un'andatura abbastanza tranquilla, tanti cavalli non hanno provato e abbiamo visto appunto la bella partenza di Brian De Marchesana con Giovanni Puddu, che ha mantenuto la testa, incalzato sempre da vicino a Tristezza, che è rimasto sempre in seconda posizione, più distanziati gli altri, tra cui Vino Santo, che ha provato un po' l'andatura ma era più distanziato, gli altri erano tutti praticamente, stavano andando al passo. Dunque va all'archivio questa quinta corsa, ricordiamo la vittoria di Brian De Marchesana con Giovanni Puddu davanti a Michel Puzzu con Tristezza. I cavalli stanno tutti rientrando. A questo punto manca solo una corsa alla conclusione di questo pomeriggio di corse a Pista del Tamburo e dunque va in archivio anche questa penultima corsa, ci risentiamo per la sesta. Sesta ed ultima corsa qui alla Pista del Tamburo di Montisciano, approfittiamo per scusarci con voi telespettatori, in precedenza avevamo pensato erroneamente che la corsa fosse terminata e invece mancava un giro, e sono dunque i sette cavalli in questa corsa. Abbiamo il numero 1 Valoroso Sauro, una prova di addestramento mattutina al suo attivo, numero 2 Urian con due prove di addestramento mattutini al suo attivo, Valorosa Gemma
con Salvatore Nieddu, Cavalla con due prove a destramento mattutino. Intanto la mossa è già stata data valida, è partita in testa tale e quale con Federico Fabbri, seguito da Asfodelo Fresh con Enrico Bruschelli, poi segue Techero con Antonio Mula, ancora tale e quale, molto bene il cavallo vincitore del Palio del 2 luglio del 2019 nella Giraffa con Giovanni Azzeni a condurre, segue Asfodelo Fresh con Enrico Bruschelli, poi abbiamo Antonio Mula con Techero, poi abbiamo Salvatore Nieddu con Valorosa Gemma, ancora in testa tale e quale, molto bene il cavallo della scuderia di Carburo in testa, segue il grigio Asfodelo Fresh con Enrico Bruschelli, poi abbiamo Antonio Mula con Techero, le posizioni si mantengono invariate, inizia l'ultimo giro, attenzione, vediamo, prova all'attacco Enrico Bruschelli che prende la prima posizione con Asfodelo Fresh e supera tale e quale che si mantiene adesso in seconda posizione, arriva forte anche Techero con Antonio Mula, vediamo, c'è l'attacco da parte di tale e quale ad Asfodelo Fresh, ma vince Asfodelo Fresh con Enrico Bruschelli, secondo posto per tale e quale con Federico Fabbri. E al terzo posto abbiamo Salvatore Nieddu con Valorosa Gemma. E dunque abbiamo visto una mossa fulminea con una partenza molto bella da parte di tale e quale che ha mantenuto la testa per un tratto di questa corsa, poi è stato però Asfodelo Fresh a prendere la testa e a vincere questa sesta ed ultima corsa con Enrico Bruschelli. E dunque si conclude questo pomeriggio di corse alla pista del Tamburo di Montisciano, state sei corse interessanti, andiamo a passare sotto di noi i cavalli di questa sesta ed ultima corsa che stanno rientrando verso l'uscita della pista. Vediamo passare sotto di noi Valoroso Sauro con Alessio Vincoletto. Ricordiamo la vittoria di Asfodelo Fresh con Enrico Bruschelli e al secondo posto tale e quale con Federico Fabbri, terzo posto per Valorosa Gemma con Salvatore Nieddu. Massimo Columbo con Urian, si avvia anche lui verso l'uscita della pista e dunque va in archivio questa giornata di corse alla pista del Tamburo di Montisciano. Ricordiamo che il prossimo appuntamento sarà martedì 7 giugno alla pista di Mosciano e sarà anche l'ultimo appuntamento di questa stagione di addestramento per i cavalli iscritti all'albo cavalli del Palio di Siena. Un saluto dunque, un ringraziamento da Francesco Zanibelli.